Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare un pochino della situazione relativa all'Inter, ragazzi, e alla Juve in generale, a quello che negli ultimi giorni sta succedendo nel calcio italiano. Quindi si parte dalla Juve e dall'Inter e poi arrivare anche ad altri discorsi. Partiamo da un presupposto molto semplice. Negli ultimi giorni l'Inter è stata protagonista di varie notizie della stampa internazionale che l'hanno accusata, no, di essere indebitata, di aver non pagato questo debito che avevano nei confronti insomma, di questo fondo americano. Ma dobbiamo tornare a fare un pochino di ordine su questa cosa, perché ci sono delle accuse da parte della stampa internazionale che secondo me sono abbastanza gravi. Le accuse che secondo me mettono in discussione varie cose nei confronti dell'Inter, dalla stampa americana. Fra pochi secondi, ragazzi, innanzitutto ne discutiamo e poi leggiamo, diciamo, quello che hanno scritto e piano piano ragazzi ne parliamo. Prima di farlo, iscrizione, like, solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, questa è una cosa importante perché se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, praticamente non vi arrivano mai video. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei vari social. E vi ringrazio appunto per tutto il resto. Sapete, vi ringrazio sempre. Allora, la situazione relativa all'Inter è molto particolare. Piccolo riassuntino: che è successo? Anni fa, una società con sede fuori dall'Italia, legata paradossalmente all'Inter, grazie al proprietario dell'Inter, chiede un prestito a questo fondo americano che serve per finanziare. Quindi un prestito molto oneroso, riceve questo prestito, una parte di questo prestito va ad essere investito, va ad essere, insomma, ad essere impiegato all'interno dei vari settori interisti, poi si arriva a scadenza e questo prestito non viene restituito. E stando a quanto si dice, praticamente cosa è successo? Succede che la società che ha concesso il prestito dice: ma io in qualche modo devo pur pagare, no? Devi pur pagare, devi pure ripagare questa cosa. Quindi cosa faccio? Entro all'interno della società Inter, prendo il controllo della società Inter e dall'estero, specialmente dalla stampa americana specializzata, voi sapete che in America ci sono varie testate giornalistiche che hanno parlato della questione Inter, hanno raccontato di questo problema che loro hanno avuto con questo fondo americano, appunto questo fondo della loro nazione. La stampa americana ci va giù pesante, a differenza di quella italiana, perché se la stampa italiana parla di progetto e parla di Inter, di nuova proprietà, di nuove cose, la stampa americana va a colpire l'Inter all'interno. Dice: ma vedi che in Italia si dice una cosa, dove l'Inter effettivamente è stata, diciamo, presa da questo fondo americano, si parla come se fosse una proprietà naturale, ma in realtà non si tratta di una proprietà naturale, si tratta di una persona che deve ricevere i soldi che le ha dato all'Inter. Quindi la società che è all'interno dell'Inter non è una società tranquilla che può stare lì per tanti anni. L'Inter probabilmente verrà prima, diciamo, accusata di non aver pagato, ed è vero perché è stata accusata. Poi giustamente la società all'interno dell'Inter prenderà tutto quello che può prendere dall'Inter e poi ovviamente ragazzi, la società, una volta che avrà risolto i problemi economici e avrà ripagato tutto quello che dovrà ripagare, verrà venduta perché il fondo di riferimento non ha interesse a tenere l'Inter come società. A sto fondo americano, che è quello che io vi sto ripetendo da tanto tempo, non gliene frega di società del genere perché non sono attive in queste cose, quindi prendono la società, prendono i soldi e poi vendono la società. Il vero problema, secondo la stampa americana, è però un'altra. Diciamo che il problema sta alla base di quello che riguarda, ovviamente, ragazzi, la parte relativa ai soci Inter e ai bilanci precedenti dell'Inter. La stampa americana accusa l'Inter di aver avuto una gestione negli ultimi anni non adeguata, non corretta, accusa i dirigenti precedenti che erano all'interno dell'Inter di aver, diciamo, violato delle norme ovviamente calcistiche, ma che sono riferenti a quelle economiche. Ovviamente, ragazzi, noi siamo garantisti, eh? Nel momento in cui giustamente arriverà la sentenza contro l'Inter, discuteremo di questo. Nel frattempo ci limitiamo a raccontare quello che è accaduto nel corso degli ultimi anni e quello che è stato riportato all'interno della stampa specializzata. Cioè di un Inter che non ha avuto solamente problemi relativi al prestito, ma che ha avuto problemi anche economici, una società che non era in salute e
e che alla fine è stata poi rilevata, è stata presa dal fondo in questione per questioni ovviamente ovvie che quelle che la stampa americana ha spiegato. Ovviamente ci sono delle cose, delle indagini, diciamo così, delle indagini, chiamiamole indagini, molto molto particolari in corso sull'Inter che riguardano sia la parte relativa al debito. Quindi indagini che riguardano ovviamente il motivo per cui l'Inter non è stata capace, nonostante i guadagni che sono stati dichiarati in questi anni dai dirigenti interisti, di ripagare questo prestito anche un po' alla volta. Non è che uno ti dice che devi pagare tutto insieme. Chi è che paga tutto insieme? Nessuno. Poi ci sono delle indagini in corso per quanto riguarda alcune problematiche interne di bilancio, perché la Procura federale ha trovato degli elementi di bilancio al momento non chiari, un po' come è successa alla Juve, no? Qualche anno fa, non so se vi ricordate, qualche tempo fa la Juve fu accusata della questione relativa, insomma, ad aver corretto degli elementi di bilancio, delle cifre di bilancio. La Juve fu accusata e fu indagata. L'Inter sta vivendo una situazione molto simile, cioè ci sono delle accuse da parte della Procura di Milano, mediante le quali si fa riferimento a delle cifre di bilancio non proprio corrette negli ultimi anni. Però ripeto, noi alziamo sempre le mani, aspettiamo il lavoro della procura, ci fidiamo della legge e aspettiamo il lavoro della procura. La Juve, fatto sta che nel momento in cui ebbe questi problemi qualche anno fa, non tantissimi anni fa, stiamo parlando di pochissimo tempo fa, la Juve fu già sanzionata a stagione in corso. Cioè, non so se vi ricordate, c'erano dei dubbi sui bilanci della Juve e fu sanzionata a stagione in corso, nonostante le indagini non avessero poi trovato reazioni varie, nel senso la Juve poi le indagini sono andate avanti, non mi sembra che la Juve sia stato trovato qualcosa di più rispetto a quello che si supponeva, no? E invece la Juve è stata punita, è stata sanzionata. Mi domando se la giustizia sportiva italiana farà la stessa cosa con l'Inter oppure no. Può essere che lo faccia, può essere che tra po' di tempo il procuratore esca e dica: guarda, abbiamo trovato elementi di bilancio, così come è successo alla Juve, puniamo l'Inter. Così come può essere che al momento l'Inter possa essere anche non punita, e lì bisognerebbe chiedersi il motivo per cui l'Inter non sarà punita, perché se tu punisci la Juve per lo stesso identico problema, cioè bilanci che non sono a posto, perché non dovresti punire anche le altre squadre che sono coinvolte in tutto questo? Cioè è una domanda che una persona dovrebbe farsi, no? Una persona intelligente dice: ok, c'è stato un problema di bilancio alla Juve e uno di bilancio all'Inter. Allora, alla Juve abbiamo sanzionato, abbiamo fatto uno, due, abbiamo fatto una serie di cose. All'Inter, cosa facciamo? Stiamo fermi e aspettiamo l'esito delle indagini oppure già puniamo ora? In un paese normale si aspetta, ma sempre però, prima non si è aspettato. Quando c'era la Juventus, non è che noi abbiamo finito le indagini, le indagini solo io sono finite. Adesso che sono finite, possiamo prendere provvedimenti perché abbiamo scoperto che la Juve ha fatto delle cose che sono irregolari. E io là mi sarei stato zitto, avrei detto: porca miseria, la Juventus ha fatto un disastro a livello di bilancio, ci sono stati dei problemi, è giusto che venga punita, perché ragazzi, se c'è un reato, non è che io posso stare qua a dire: ah, il reato l'ha fatto la Juve, allora di conseguenza noi siamo onesti. No, io devo essere, io sono juventino. Sono juventino, ma non è che sono cieco, cioè nel senso se c'è. Dicevo, ragazzi, prima che mi si interrompesse il video, che bisognerà vedere come si comporterà la procura, no? Se la procura, ovviamente stiamo parlando sempre di procure singole, se la procura dovesse ritenere errati i comportamenti dell'Inter, io mi aspetto un trattamento simile a quello ricevuto dalla Juventus. Tutto qua. Non sto dicendo condannate l'Inter, no. Quindi mi riferisco alla procura. Adesso la procura deve indagare e deve assolutamente farci capire qual è l'accusa che viene smossa all'Inter. Perché se l'accusa è la stessa della Juve, allora ragazzi, mi dispiace, ma bisognerà agire. No, se poi l'accusa è diversa, allora io alzo le mani e dico: vabbè, la procura avrà le sue buone ragioni nel fare questa cosa. Quindi volevo conoscere un pochino le vostre opinioni. Va bene, ragazzi, volevo sapere un pochino la vostra idea, le vostre opinioni. Fatemi sapere un pochino che cosa ne pensate. Voglio sapere un pochino cosa ne pensate voi. Voglio conoscere i vostri modi di vedere le cose. Per voi, cosa ci sarà? La stampa ha fatto bene a lanciare questa cosa? Voi
voglio conoscere un po' la vostra opinione.